una sconfitta immeritata ma voluta cercava la rete della vittoria che avrebbe fruttato i tre punti invece la squadra gialloblu della sant'angelo di mister angelo vedda si è scoperta troppo fino a subire il gol del ko ad opera dello scicli eppure le cose sembravano essersi messe bene per la formazione di casa che al calogero saporito aveva ottenuto ottimi risultati la cronaca al nono punizione dalla distanza di 40 metri di donzella palla che filtra e si spegne di poco al lato al dodicesimo è ancora calcio piazzato per gli ospiti, esegue la punizione, questa volta qualche metro avanti Ucciardo, ma il suo tiro finisce in angolo dopo aver carambolato sulla barriera. Al quattordicesimo su errore di Silvio Cannizzaro nella retroguardia Occhi Pinti ci prova ma non trova la porta. Un minuto più tardi il risultato si sblocca, sciabolata di Cavaleri in area e Fabio Bonvissuto al volo la mette dentro. Al ventiquattresimo stessa scena ma senza rete, questa volta assist di Cavaleri con Cannizzaro che arpiona la palla e la serve a Lulù che al volo sulla sinistra lascia partire il tiro che finisce a pochi centimetri dal palo. Proteste degli ospiti per un rigore non concesso dall'arbitro ma si prosegue dopo munizione di Donzella. Al 43esimo il pareggio con Occhi Pinti che entra in area, nessuno lo ferma e lui in diagonale batte Di Benedetto. Si riprende, secondo tempo manovrato, soprattutto a centrocampo. Al diciassettesimo Lulù anticipa il portiere Taranto ma la sfera finisce fuori. Quindi i gialloblu continua ad attaccare ma è Occhi Pinti a partire dalla metà campo e solo Soletto dirigersi verso Di Benedetto e batterlo per la seconda volta. Momenti di apprensione per il grave infortunio ad Ignazio Puccio, rimasto privo di sensi per qualche secondo, l'icata in dieci perché mister Vedda aveva esaurito i cambi.